sento dentro, sento fuori, che grida la gente è aria. Vedrò, lo so, 100.000 altre vendette, de sangre. Dio che giocava con il cielo, dimenticando l'aria, il fuoco ed il giorno. E lo sai, lo so che non era ubriaco. Ciao a tutti, buona Dimensione Musica da Vincenzo, ospiti oggi per il lancio del loro Eneide di Crypto, i Litfiba. Ciao Litfiba, ciao. Ciao. A proposito, allora vogliamo fare un po' di presentazione? Antonio Aiazzi, tastiere. Federico Renzulli, che si fa chiamare Gigo per timidezza. Gigo. Chitarre. Gianni Maroccolo. Maracaibo. Basso sintetizzatore. E poi abbiamo il nuovo batterista, dico bene? Ringo De Palma, è vero? È vero.
E poi abbiamo il capo carismatico dei Litfiba, cioè Piero Pelù. Chi è il più bravo di voi nel gruppo? Chi è quello che regge le sopra? Perché di solito c'è sempre uno che regge. Sì. Il gruppo non è, non è possibile, non mi fregate. C'è qualcuno di voi che tu dice, guarda, il De Palma dice che è lui. Non è che sto si basa tutto su Piero Pelù questa cosa. Ma forse se vogliamo, stai parlando di concerto o di concerto, ma anche di ruolo effettivo. Ma a livello di immagine devo dire tutti voi. Forse lui livello può di essere immagine. Lui il carisma del gruppo. E poi abbiamo fatto il 45 giri in seguito alla vittoria del Festival Rock per la Fonica, eccetera. Ma che c'è? No, eventualmente dopo. E poi abbiamo fatto due compilation, appunto abbiamo messo Transia in una compilation che ha organizzato Rockerilla, che ha prodotto Rockerilla, la seconda, Body Section. Allora, Antonio dai, parla dell'Eneide. Sai qualcosa, sai dire qualcosa, sei preparato sull'Eneide, vai. Sono preparatissimo. Allora, l'Eneide è nata su un progetto musicale teatrale. È la prima volta che ci troviamo appunto a fare musiche così particolari, musiche per teatro. Stop un attimo. No, non stoppa nulla. Non stoppa niente. Allora, il progetto è nato il progetto musicale è nato appunto sull'opera teatrale messa su dal gruppo multimedia Krypton per la regia di Giancarlo Cauteruccio. Abbiamo lavorato molto a queste musiche, ci hanno soddisfatto tantissimo. Soddisfazione. E infatti come cosa finale, come risultato finale, abbiamo deciso appunto di incidere il disco Tasinato, ci ha fatto fare edito da Tasinato, della Suono Records, distribuito da Panasonic. Dalla Pana Records. Panasonic. La storia di Yasasin è partita tutta dalla proposta di una performance che ci avevano chiesto di fare all'Altro Mondo, che è una discoteca di Rimini, in una serata che si chiamava Bowie Night, e dove serata c'erano dei buoi. Dove c'erano vari gruppi, tra cui anche dei gruppi teatrali e di danza, che presentavano in chiave personale dei pezzi di David Bowie. Noi abbiamo presentato gli Assassin, appunto perché è un pezzo che si avvicina molto alla nostra produzione attuale di pezzi, cioè come tipo di atmosfere, di melodie abbastanza orientaleggianti e interessanti. È stata molto violenta la performance. Sì, appunto, all'Altro Mondo abbiamo presentato anche la performance di cui ora faremo un video. No, facciamo vedere che verrà prodotto da Andrea Pelù, che è mio fratello. E la performance è stata una cosa molto violenta che ha avuto un discreto impatto sul pubblico. Anche su Piero perché infatti mi hanno picchiato. In pratica era la storia di Ali Açka, l'attentatore del Papa, un turco emigrato in Italia. Non era emigrato in Italia, era emigrato per uccidere il Papa e da carnefice diventa vittima della propria storia. Te che dici, Ringo? Che non hai detto nulla fino ad ora. Che dolore. Hai fatto l'imbecille fino ad ora. Parla delle tournée. Delle tournée, sì. Delle tournée? Sì, di quante tournée parlo? Perché noi ne abbiamo diverse di cui parlare, da fare e fatte. Ne abbiamo fatta una in Francia, abbiamo fatto 8 date complessivamente, abbiamo toccato le città più importanti e direi che la cosa ci ha soddisfatto molto, sia come impatto del pubblico, sia come successo anche di critica, perché no? È andato insomma benissimo, tant'è vero che infatti vogliamo tornare, torneremo prima dell'estate, diciamo prima di agosto, prima di incominciare la tournée italiana, però toccheremo, speriamo, cioè anzi andremo a Berlino, andremo in Germania, oltre che in Francia, e toccheremo anche il Belgio e la Svizzera. Sta dimenticando l'Austria? L'Austria, sì, è l'Austria, vabbè. Sono troppi paesi, è difficile ricordarli tutti. Ormai siamo un gruppo mitteleuropeo, nonché mediterraneo e antartico. Parlate dei video, ragazzi? Piacere. Dei video? Chi ne sa qualcosa di video? Il video, dai. Antonio, parla di te. Sì, dai, parla del video. Parla del video.
Allora, con l'uscita di questo ultimo disco stiamo preparando apposta i tre video che rappresentano i tre pezzi che sono nell'album. Questi tre video sono Elettrica Danza, Gli Assassin, la versione mix, e Gli Assassin, la versione corta. Per Gli Assassin abbiamo un'idea ben precisa, cioè di ricreare in video la situazione teatrale che abbiamo creato con la performance. Tutte le varie... Tutte le varie iniziative appunto che abbiamo avuto per portare avanti questo video le stiamo adesso completando e penso che il video sia pronto fra circa una settimana. Bene, ultima domanda. No, per favore. Basta. Ma è tutta la serie che sta dando noi. Scusate, ma TV Prato. Voglio essere rispettato. No. Sono il TV Prato e voglio essere rispettato. Ok, siamo in onda. Un saluto ai genitori di... Se anche mia madre vi segue. Così sembri più te, però. Un saluto alla mamma. Anche al fratello. Anche al gatto. Al gatto e al fratello. C'è un gatto. Franco. Ciao. Ok, allora. Da Parigi. Era lui. Trasforma l'energia, è un gioco duro che ci ha segnato gli occhi, la giostra è la tua stella, di luce illuminerà i tuoi passi incerti, baby, il volo che ti porta. Due, tu, 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 lo sai soltanto tu. Il mondo è qua, o non c'è stato mai, feroce, inutile, la sua spada è il tempo, dei. Il volo che ti porta, potevi avere il mondo, lo sai soltanto tu. Spaccando, baby, il volo che ti porta a due, tu, 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 lo sai soltanto tu. Oh,
lasciato